amici di Dai Channel, buongiorno. Oggi il testo introduttivo di questa giornata si trova nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. L'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi e nel capitolo 6 di questa lettera, al versetto 12, è contenuto il testo introduttivo di quest'oggi. Andiamo a leggere insieme il contenuto di questo versetto. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. L'Apostolo Paolo scrive queste cose nel contesto del capitolo 6, nel quale parla di diverse cose. E infatti dice dal versetto 7 in avanti: è certamente già un male che abbiate tra voi delle cause gli uni contro gli altri, perché non subite piuttosto un torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Dice Paolo. Voi invece fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. Versetto 9. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltreggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ora, tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Nello scrivere queste cose, al versetto 12, Paolo ricorda i Corinzi che loro, pur e vivendo nella libertà, vivono anche in una situazione di libertà vincolata a quella che è la moralità e quella che è il concetto del carattere di Dio. E Paolo dice che ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Che cosa vuol dire che ogni cosa mi è lecita? La libertà dell'essere umano nel fare ogni cosa, certo, è un suo libero arbitrio, come d'altronde era un libero arbitrio quello di Adamo ed Eva, il fatto di poter cogliere il frutto o non coglierlo. Ecco, questa libertà è una libertà che il Signore non rimuoverà mai all'essere umano. Ed è proprio anche nell'essere umano la libertà di scegliere di non amare il Dio e di non seguirlo. Il Signore ci dà questa bellissima opportunità di non essere degli automi o dei robot che seguono semplicemente delle istruzioni da parte del nostro Creatore, ma siamo degli esseri umani che hanno la capacità di poter pensare, agire e fare delle decisioni che poi diventano proprie. Ecco, l'Apostolo ci ricorda che sì, siamo liberi di fare ogni cosa, ma non vuol dire che ogni cosa giova a noi e ogni cosa dà gloria a Dio. Uno dei principi che a volte insegno è il fatto di come fare decisioni, come prendere delle decisioni. Al primo posto dico che dobbiamo chiederci se questa cosa dà gloria a Dio. Al secondo posto, questa cosa dà un beneficio all'umanità o alle persone intorno a me. E al terzo punto, questa cosa che sto per scegliere è beneficio a me, al mio carattere, al mio sviluppo, anche se non di mio gradimento? Se le risposte a queste tre domande sono tutti e tre sì, allora andiamo in quella direzione e facciamo ciò che la nostra mano trova da fare o ciò che è posto a nostra disposizione. Ma se vi è un no, è meglio forse non farlo. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice: non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Lasciarsi dominare dai tempi e dalle circostanze non è la cosa migliore per l'essere umano. Anzi, ci ricorda questo quando Caino e Abele appunto ebbero questa disputa sul fatto che il sacrificio di Abele venne accettato e quello di Caino non venne accettato. E Caino covò rancore verso suo fratello nel cuor suo. Ma il Signore sapeva già cosa Caino avrebbe fatto e quindi dice: ricordati che il peccato ti spia dietro la porta e tu lo devi dominare. Ecco, questo è il mio augurio quest'oggi, che non si tratti di un qualcosa che ci domina, ma un qualcosa che noi possiamo e dobbiamo dominare. Non certo per le nostre forze, perché Paolo appunto qui dice: giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Siamo stati santificati appunto
e siamo stati lavati. Ecco, il Signore vuole lavare ognuno di noi e far sì che possiamo essere uno strumento nelle sue mani. E possiamo quindi fuggire da ciò che non è la cosa migliore da fare, ma dovrebbe essere una nostra scelta il volerlo. Che il Signore ci aiuti quest'oggi a poter volere fare la cosa giusta, nonostante ogni cosa mi sia lecita, ogni cosa posso fare, ma non tutte le cose sono proficue alla gloria di Dio o proficue all'umanità o proficue al mio sviluppo. Che il Signore ci benedica quest'oggi, vogliamo ora concludere pregando insieme. Padre nostro che sei nei cieli, vogliamo ringraziarti, o Signore, perché tu ci dai un'idea per mezzo della vita di Gesù su come dovremmo vivere, o Signore. Signore, ti chiediamo perdono per le volte nelle quali non ci rendiamo conto del valore del sacrificio della croce. Ti chiediamo perdono, Signore, perché vogliamo vivere secondo la nostra volontà e non la tua. Ti chiediamo perdono, Signore, perché sottovalutiamo le circostanze e facciamo sì che ogni cosa, Signore, ci sia lecita e non controlliamo, Signore, le nostre vite. Ti chiedo di darci tu la saggezza e la possibilità di avere il dono del tuo spirito affinché le nostre vite siano sotto il tuo controllo quotidianamente, Signore, che siano lavate, purificate e santificate per mezzo del tuo spirito. Ti chiedo questo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.